Sandro Federico, si riparte con una nuova stagione. Federico, che era arrivato a metà della scorsa, ora ha la possibilità di costruire una squadra da capo. Ecco, come è andata finora? Bene, bene, abbiamo condiviso un po' tutte le scelte con la società e con l'allenatore, perché bisogna riprendere a ragionare in maniera un po' più seria, perché non si possono più fare follie, lo ripeto, perché troppe società sono saltate. E quindi dobbiamo essere più bravi degli altri, soffrire molto meno rispetto agli ultimi 2 anni e dare un occhio al bilancio, ma anche riuscire a mettere su una buona squadra. A che punto è l'allestimento dell'organico? Ci sono dei reparti da infoltire, non so, il centrocampo ad esempio? Sì, dobbiamo fare ancora qualcosa in mezzo al campo e dietro. Nei giorni scorsi si era parlato anche di una possibile firma nuova da parte di giocatori che erano presenti come Sales e Graziano. Su loro cosa possiamo dire? Allora, sono due ragazzi in gamba, due ottimi calciatori. Avevamo addirittura già così programmato un rinnovo, poi le grandi difficoltà del finale di stagione e la difficoltà anche a dar via qualche calciatore ci ha un po' frenato e bloccato. Quindi faremo delle valutazioni man mano e se dovesse uscire qualcuno riprenderemo in considerazione una loro riconferma. Sandro, a livello di obiettivi, il Teramo vuole una semplice salvezza, semplice tra virgolette, perché mantenere la categoria è fondamentale, oppure si può guardare un pochino più in alto? Ma ormai la differenza tra una salvezza e il decimo posto ogni anno è di qualche punto, quindi se parliamo di salvezza vuol dire arrivare anche al decimo posto, quindi è facile per noi dire puntiamo a qualcosina di più, perché dobbiamo essere più ambiziosi, dobbiamo avere quella voglia matta di fare molto meglio di questi ultimi 2 anni, quindi al di là di una squadra anche modificata, cambiata, ma tanti di loro ormai sono pronti e personalmente credo che i 98, i 99 non siano più giovani, ma siano validi e in grado di poter giocare. A 20 anni bisogna giocare, perché se no è meglio fare categorie diverse. L'ultima ai tifosi che hanno sofferto in questi ultimi anni, che hanno avuto anche un po' pazienza, che hanno anche contestato, cosa ti senti di dire? Mi sento di dire che capisco la loro sofferenza, le grandi difficoltà avute negli ultimi 2 anni, e stiamo facendo di tutto per riportare entusiasmo e dare credibilità attraverso le nostre idee a tutto l'ambiente. Abbiamo bisogno del loro sostegno, ma soprattutto della squadra, con tanti ragazzi non giovanissimi, giovani, che con l'aiuto del proprio pubblico possono veramente dimostrare le proprie qualità.